È nato a livello nazionale il movimento giovanile della sinistra, si sta radicando anche nel territorio ionico, nella provincia di Taranto. Siamo con Oscar Lagioia, che è il segretario provinciale di questo movimento. Perché nasce il movimento giovanile della sinistra? Quali sono le sue ambizioni? Qual è il quid pluris che vuole dare evidentemente alla coalizione, alla realtà di sinistra o di centrosinistra? Il movimento giovanile della sinistra si prefigge l'obiettivo di poter rendere partecipe e protagonista il giovane, la giovane, all'interno di quelle che sono le iniziative locali, poter ritrattare quelle che sono le tematiche della sinistra, quindi del bene comune. Le nostre ambizioni sono sicuramente finalizzate a una maggiore capillarità e presenza sul territorio, poter in qualche modo essere anche di ascolto al singolo cittadino lì dove ci sono necessità particolari che il cittadino esprime a riguardo. E al fianco del segretario Oscar Lagioia una giovane militante, Anna Chiara Serio. Qual è stata la molla che ha fatto scattare il tuo impegno verso questo movimento? Ci credi, ma qual è stata, diciamo, la stella polare che ha fatto sì che tu decidessi di impegnarti? Per un giovane al giorno d'oggi scendere in politica è una questione necessaria. Il giovane, per sentirsi protagonista, deve chiedersi davvero quali sono le problematiche che affronta, partendo da quello che forse gli è più vicino, la tematica dell'istruzione. Vediamo che le università al giorno d'oggi non sono ancora completamente pubbliche, anzi la maggior parte degli studenti deve trovare un lavoro per poter pagare le tasse. Scendere di nuovo in piazza per far sentire la nostra voce, cosa che purtroppo, al di là del momento storico che stiamo vivendo, non si può fare, ma è stata persa un pochino di vista questa cosa. E andare a difendere quelli che sono i nostri diritti. Vediamo che qualche settimana fa, proprio nella nostra provincia, un lavoratore dell'ex Ilva è stato licenziato per una banale condivisione su un social, Facebook, della serie TV che andava a rappresentare quella che è la realtà nella propria azienda. Un'azienda che vede mettere in contrasto due diritti fondamentali dell'uomo, quello della salute e quello lavorativo. Quindi è per questo che noi giovani riteniamo fondamentale scendere in piazza e far sentire la nostra voce.